Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Quest'oggi Minecraft. Dunque, ci eravamo lasciati l'ultima volta dentro questa bellissima caverna e io adesso ancora sto scavando. Questo è un lead door, ma sembra una cobblestone. Sto scavando alla ricerca di altro materiale, diamanti e chi più ne ha più ne metta. Allora, intanto segniamo il totem, perché sennò ci perdiamo. E uscita è da questa parte. Grazie. Prego, concedi che. Ufficio informazioni. Ok, questo apriamo così siamo sicuri di vederlo quando arriviamo dall'altra parte. Vi ricordo che da quella parte lì siamo venuti e abbiamo trovato dei diamanti. Questo cos'è? Altinor. Che è questo? Alluminio. Ce lo prendiamo. Stiamo andando giù verso quella lava. Ho spaccato un muretto. Ho raccolto altra redstone, che poi era la redstone che abbiamo visto nella scorsa puntata, che era qua. Io l'ho raccolta e adesso sono qua sotto, che stavo scavando da questa parte qua, perché dobbiamo fare il classico muretto, perché sennò moriamo. Qua non ci interessa e chiudiamo. Oh, attenzione, vedo una gemma di quelle belle. Ma vuoi vedere che siamo... Dov'è? È sopra di noi? Vuoi vedere che siamo nella stessa pozza di lava di prima? No, eh? No. Ui, mi sembrava un altro... mi sembrava altro diamante. Stavo già urlando come se avessi vinto il Super Enalotto. Che cosa... Cos'è successo? Qualcosa mi ha spinto. Ci sono i fantasmi su Minecraft? Non sarebbe male. Se non sbaglio, forse c'era un fantasma, volevano metterlo. O qua c'è una mod. Pochi diamanti, signori. Pochi diamanti. Ci sono rimasto un po' male. Speravo di prenderne un po' di più. E invece erano solo due. Vediamo se ce n'è qualcos'altro. Prendiamoci questo. Tra l'altro, ho notato che il silicone. Il silicone. È scritto silicon, ma non è assolutamente silicone, è silicio. Il silicio è veramente raro. Ne ho trovato solo un pezzettino e basta. Cioè, è qualcosa di rarissimo. Mi sa che è più raro del diamante. E mi sa che il diamante, in questa mod, non è il materiale più importante. Mi sa proprio di no. Ok, perfetto. Andiamo avanti e vediamo un po'. Mi sa che non c'è più niente qua. Che peccato. Ci speravo veramente di trovare ancora più diamante. Ho fatto una cosa brutta, ho scavato sotto i miei piedi. Cosa da non fare mai. Soprattutto quando hai trovato dei diamanti. Ma adesso, dato che erano qua vicini, proviamo a fare così. Tanto per vedere, ma non funziona. Non ci sarà niente, infatti. Decisamente non c'è niente. Perché non me lo fa mettere? Ah, ecco. Chiudiamo, non si sa mai. Anche se dici abbandonerai del tutto questo pianeta, però... Cos'è successo? È incavolato nero questo mob, eh? Ok. Direi che possiamo... Diciamo così. Non si sa mai. Possiamo tornare alla base, perché è bello, uscita, vai di qua e trovi l'uscita. Questa ce la prendiamo. 1, 2, 3. Mettiamo questo. Questo riusciamo a farli? Sì. 1, 2, 3. Torcia. Uscita. Da questa parte. Oh, 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 oh. Fermi tutti, fermi tutti. Questo ce lo prendiamo. Questo ce lo prendiamo. E anche questo. Qui ci manca...
qualcosa, vero? Esatto, l'avete capito. Il totem. Mettiamo il totem con la scritta uscita e sappiamo che dobbiamo uscire di qua. Nel frattempo togliamo questo e quindi incominciamo a chiudere questo posto e creiamo il nostro bellissimo totem. Siamo pieni di roba, dobbiamo andare a casina a posare un po' di roba. E via, uscita. 1, 2, 3. Oh là là. 1, 2, 3. Ormai avete capito il trucco. Questo è la scritta. Anzi, aspetta un attimo, perché siamo fuori livello. Quindi farei in questo modo. Portiamo a livello il muro. Togliamo tutto. 1 e 2 e andiamo qui, prendiamo questo e questo riusciamo a fare così, buttiamo via, questo lo uniamo e facciamo 1, 2, 3, torcia e la scritta uscita. E voilà! Ora, siccome siamo pieni come un ovetto, facciamo solo un giro di perlustrazione. Questa torcia. Attenzione, l'ho messa io quella torcia. Pensavo fosse più grande, eh? Ci siamo muschiati. Sì, lo so. Dico muschiati perché mi ricorda tanto D&D. Esatto. Avete già capito. Ok. Quindi qua è un vicolo cieco. Questa la raccogliamo perché ci serve. C'era ancora qualcosa, dicevo io. Quindi questo qua. Lo so, queste miniere sono immense, però le illuminiamo e questa la prendiamo. Le illuminiamo così non spawnano i mob, ovvero fanno più fatica a spawnare perché ogni tanto spawnano lo stesso anche se abbiamo illuminato tutto. Ci siamo già passati. Quindi, vedi, qua c'è l'uscita. Qua c'è questo, qua c'è questo. E qua c'è il mob spawn, eccolo qua. Ci andiamo a bloccare subito. Se riesco, senza farmi ammazzare. Qualcosa si sta uccidendo da solo. Si stanno ammazzando fra di loro. Adesso invece no. Momento di suspense o suspense. Tanto tu sei mischiato pure. Ok, lasciamolo venire. Vieni, vieni. Non vieni? Io dovrei avere l'arco. Dove sei? Vieni di là. Headshot.
Ah, guardalo, guardalo. Guardalo. Il crippo. Andate, lo mettiamo qua. Sono tutti lì, eh? Allora. Eccoti qua. Tu non puoi passare perché c'è quello che ti blocca e quindi siete fermi. Beh, mi piace questa cosa. Adesso ne passiamo di qua. Sneaky, sneaky. Mettiamo questo. Abbiamo bloccato lo spawn. Ok. Togliamo tutta questa cosa. Sperando che non ce ne siano altri di spawner. Fortunatamente c'erano quei mob che impedivano di spawnare ad altri mob, perché se no eravamo fritti. Ok, togliamo tutta questa che non ci serve. Cioè ci serve, ma non qui. Uno e due. Ok. Vediamo un po' cosa abbiamo qua. Qui dovrebbe... esatto, si chiude. Perfetto, perfetto signori, ce l'abbiamo. Ci abbiamo la caverna, abbiamo conquistato la caverna perché qui si va ancora più in basso, ma non c'è niente. Perfetto. Abbiamo conquistato la caverna. Ci prendiamo questo bel ferro e andiamo a casina. Dobbiamo cambiare le porte, dobbiamo mettere quelle di ferro. Dunque, andiamo a vedere le nostre... Ma... Ho messo la zucca anche lì e scompare. Perché scompare la zucca? Metto una zucca. Metto un'altra zucca. E non so perché, ma scompare. Farina d'ossa per le carote. Le raccogliamo e le riseminiamo. In modo tale che ce li abbiamo. E poi iniziamo a far crescere un po' di grano. Grazie. Molto gentile. 4. Vabbè dai, non è male. Sapendo che ce ne serve tantissimo. Perfetto. Quindi potremmo continuare a utilizzare la farina d'ossa. Farne crescere a volontà. In modo tale che... Perché vedo che è un po' lento la crescita. Vabbè, non ci interessa. Perché abbiamo le... Farina d'ossa ne abbiamo veramente tantissima. Ma stavo pensando, mi hanno detto che esiste, udite udite, una mod per le stagioni. Esatto. Fa sì che in Minecraft ci siano le stagioni. E questa cosa a me piace tantissimo. Andiamo a casina perché è tardi. C'è la nebbia questa sera. Chiudi la porta, bravo. Buonanotte. E buongiorno, un altro bellissimo giorno in Minecraft. E vediamo che l'Iron Ingot, la nostra fornace, ha fatto il suo dovere. Ne abbiamo veramente tantissimo. Oh, mettiamo un po' a smeltare anche questo, ovvero l'oro che ci servirà. Qui possiamo finalmente farci dei panini, finalmente abbiamo un po' di pane che ci serviva come il pane, e però per adesso facciamo colazione con la frutta, perché restare un parecchio troppi carboidrati poi non vanno tanto bene. Lì sopra potremmo mettere delle zucche, potremmo mettere, però non lo so, sto ancora pensando. Tra l'altro possiamo finalmente farci l'acciarino, ovvero l'accendino, che se non mi ricordo male era così, esatto, e finalmente abbiamo anche sbloccato un altro strumento. L'Iron Sword si sta rompendo e soprattutto dovremmo incominciare a utilizzare anche i diamanti, ma prima di tutto il cotone. Cosa è e cosa ce ne facciamo? Sicuramente sono cose utili per altre mod, non per la Galacticraft. Non ne ho la più pallida idea, è tutto da scoprire. Ma soprattutto dobbiamo incominciare a crearci qualcosa per la Galacticraft. E
incominciamo a studiarci bene cosa serve per fare il razzo per andare nello spazio. Andiamo a vedere cosa ci serve per fare tutta questa roba qua, ovvero il rocket, TR Rocket 5. Ah, questo qua no, è pre-fueled, ma è solo per creativa, non siamo in creativa. TR Rover 9 addirittura, attenzione, l'engine, il 10. Naturalmente dovremmo iniziare dal TR 1 Rocket, giusto? Che sono questi qua, piccolini. E il cargo rocket, richiede launcher controller, questo qua invece è questo. E iniziamo a capire cosa ci serve. Tier 1 Galactic Craft, ok, NASA Workbench ci serve. Ok, iniziamo con calma a capirci qualcosa. Perfetto, no panic. Andiamo subito a vedere, questo è il cargo, questo ci serve per trasportare roba, giusto? E invece il Tier 1 è questo qui, dove ci serve? Questa si chiama, questa qua è l'ogiva. Ogiva, il nose cone è l'ogiva. E il tiro ci serve anche l'engine. E c'ha una chest, possiamo mettere dentro una chest. Ok, quindi vediamo un po'. Questo si fa col NASA Workbench, che è questo strumento qua. The NASA Workbench è il NASA Workbench, quindi il banco di lavoro della NASA, è usato per creare tantissimi parti avanzate e veicoli. Nuovi schemi possono essere aggiunti quando sono stati trovati, possono essere aggiunti nuovi schemi. Quindi sì, troviamo nuovi schemi in giro per il mondo. Questa cosa è bella. Ah, gli engine pure, abbiamo bisogno di questi, che sono i fins, sono le alette, ma questo è l'engine. Quindi questi si fanno con il compressed steel e questi si fanno con heavy duty plate. Ok, quindi lastra pesante. Andiamo a vedere come si fa lo steel. Ah, lo steel ha bisogno del compressor, quindi dobbiamo incominciare a costruire il compressor. Andiamo a vedere come si fa il compressor. Allora, il compressor, compressore, eccolo qua. Il compressor si fa con l'alluminio, un copper, un buffer basico e l'emme. Ok, questi ce li abbiamo. Questo ce l'abbiamo. Questo cos'è? Ah! Cos'è sta roba? Ecco! E qui tipo levo. E qui casca l'asino. Perché noi del silicio grezzo ne abbiamo trovato solo uno, è più raro dei diamanti. E questo secondo me sarà difficile da fare. La redstone ce l'abbiamo, questo ce l'abbiamo, però ne produ- ah, vuole anche un diamante. Quindi vuole un diamante, due di silicio e crea tre buffer. E ha bisogno di corrente elettrica. Adesso vediamo come si fa un generatore di corrente elettrica. Generator sicuramente. Il coal generator. Questo lo possiamo fare. L'aluminium wire. Questa è la fornace. Cos'è l'aluminium wire? Ci serve il lime wool o il pink wool. Ok, ci serve la lana. E l'alluminio. Va veramente? Facciamo il cavo con la lana? Ma io so, perché l'ho visto di passaggio, che esiste. Esatto. Esistono. Andiamo non sull'extra planet, perché in extra planet, per fare l'extra planet, avremo bisogno di materiali che servono prima nella core, nella Galactic Craft. Quindi andiamo prima nella Galactic Craft. Singolo. Questo è l'aluminium wire che abbiamo capito che si fa con la lana. Quindi dobbiamo incominciare a coltivarci. Più che coltivarci ad allevarci le pecore. Il vetro ne abbiamo. Questo qui si fa sempre col circuito fabricator. E questo benedetto circuit fabricator si fa... Ok, alluminio, bottone, leva e redstone. Signori, andiamo a caccia di pecore. Allora, ho spianato un po' questa zona in modo tale da essere a livello con la nostra casa. Sì, lo so, dobbiamo ancora fare il tetto. E iniziamo a creare il recinto per le nostre pecore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cancelletto.
Abbiamo fatto i conti giusti. Mangiamo un po' di pane, che non fa mai male, e andiamo a vedere se erano veramente tre. No, non erano tre, erano molte di più. Una e due, adesso ce ne mancano due. Va bene, Iota, va bene. Raccogliamo un po' di semi, che non fanno mai male. Ok, e il nostro recinto diciamo che è pronto. Naturalmente questa è solamente una bozza, perché poi ho intenzione di fargli una tettoia. Tiriamo giù anche quest'albero che tanto non ci serve qui, ma ci servirà come legno e siamo a posto. E buongiorno a tutti! Come sempre siamo alle prese con dei mob che non vogliono morire, ma noi gli diamo una mano. Esatto, e quest'oggi andiamo alla ricerca. Allora, questo lo posiamo. Posiamo prima un po' di roba che non ci servono. Uno, due, questo non ci serve. Questo però lo mettiamo qua. Questo è tutto quello che ci servirà. Il pane ce l'abbiamo. Andiamo alla ricerca. Ci dovrebbe essere il grano, eccolo qua. Esatto, avete già capito. Andiamo alla ricerca delle pecore. Oggi è giornata di pecore. Dobbiamo cercare di... Mucca, non... Ferma. Ferma, Mucca. C'è un creeper alle spalle. Brava. Ci penso io, creeper. Ciao, Crippo. Ti chiamerò Evaristo. Ti posso adottare? Ti vorrei tanto tamare. Si è rotta la spada, signori. Siamo senza spada. Ok, andiamo a craftare subito una spada perché ci serve. E poi partiamo. Partiamo, ma forse non c'è bisogno. Eccola qua la pecora. Ne abbiamo qua tante di pecore. Però dobbiamo prendere solamente la pecora. Ciao pecora. Le mucche non ci interessano per adesso. Vieni. È un po' scocciata questa pecora. Dai. Non viene. Sì, adesso sì. Ok, trallallero, trallalla. Andiamo. Se volete venire anche voi, mucche, va bene. Sarete carne da macello, però. Oppure riuscirò a dividervi il recinto e fare... Sì, si può fare. Dai, portiamocele tutte, dai. Oramai che ci siamo. Tanti, una ha deciso di mollare. Dai, su. Siamo quasi arrivati, Non fermiamoci adesso. Ok, ci siamo. Entriamo. Perfette. Bravissima. Tu ti sei bloccata proprio giusto quando ti dovevi. Perfetto. A questo punto... Visto che questa mucca è rimasta qui, cosa dite? Portiamoci anche lei. Con quel suo bel passo soave e quelle gambe snelle. Che bella animazione. Ma si può, nel 2019 abbiamo dei giochi della Madonna e siamo innamorati in un gioco dove la semplicità grafica regna sovrana,
ma ha un gameplay da sandbox. Perfetto, adesso non ci resta altro che trovare l'altra pecora e farla accoppiare, prolificare e raccogliere più lana possibile. Ma questo avverrà a breve. Bene ragazzi e ragazze, per oggi è tutto. Io vi auguro una buonanotte, spero che vi siate divertiti, spero che vi stia piacendo la serie. È uno dei giochi che ci dedico tante ore, mi diverto tantissimo nella vanilla e questa è una delle prime volte che gioco a Minecraft moddato. Siamo sulla Galacticraft e il nostro scopo è andare là sopra. Come sempre, siete mitici e alla prossima. Bye bye!